L'ovidiana Sulmona infligge il primo stop alla capolista Giulianova Alfadini con una splendida cornice di pubblico. La perla di Michele Bisegna spinge gli uomini di Bernardi a un successo esterno coi fiocchi. Una partita senza grossi spunti, almeno nella prima parte. Al decimo si fa male Buttari, costretto a chiedere il cambio e uscire in barella. I giallorossi prendono in mano il match. Il Sulmona punge negli spazi. Azione insidiosa di Blanco. Boccanera esce ed evita guai grossi. Nell'altra metà campo Persiani imbuca per la barba, risponde presente Fanti. Sulla ribattuta il 9 centra due avversari. È sulla destra che la squadra di Cerasi crea le migliori fortune, ma fa confusione in area e così alla mezz'ora si resta sullo 0-0. Palla sanguinosa persa da Federico Di Paolo. Puglielli viene stoppato sul più bello. Capovolgimento di fronte guidato dal solito Persiani, che fallisce l'appuntamento col vantaggio calciando centralmente. Nella ripresa Bernardi butta dentro Bisegna e Di Giannantonio, ma è ancora Persiani il più pericoloso. Questa volta ad assisterlo è Cerasi. La musica non cambia e il Sulmona protegge il risultato. Secondo tempo sicuramente più acceso dalle giocate dei singoli. Destro a giro di Pendenza che non scende a sufficienza, ma la parabola perfetta ce l'ha in canna Michele Bisegna, che disegna una traiettoria fantastica e Boccanera può solo guardare. Vantaggio ovidiano al 18esimo col suo numero 20, che si fa male ed è costretto poco dopo a lasciare il campo. A 10 dalla fine plateali proteste del Giulianova per un contatto in area che vede la barba andare a terra per Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia. Tutto regolare, ne fa le spese per proteste mister Cerasi, che viene allontanato dal fischietto campano. Da tutto la capolista, cross di Persiani, sponda di Barlafante, guardate cosa si divora Bana a pochi passi dalla porta. Nell'occasione resta a terra Fanti. Francesco Di Paolo vince il duello con Del Gizzi. Potenza e precisione sono da rivedere, così come nel settimo e ultimo minuto di recupero su calcio di punizione. Colpaccio del Sulmona che riscatta il KO con l'Aquila. Primo tonfo per il Giulianova, che esce comunque tra gli applausi dei suoi tifosi e un entusiasmo intatto. Mister Bernardi, siete riusciti a fare quello che tutte le squadre di eccellenza speravano, ovvero vincere contro la capolista. La mia domanda è: come ci siete riusciti? Ma aiutandoci, sacrificandoci molto. Siamo venuti qua a Giulianova contati, avevamo 10 defezioni, dopo 5 minuti probabilmente si è rotto il perone anche Buttari, quindi non era la soluzione migliore per affrontare la capolista. Una squadra forte, una squadra che ha idee, una squadra che ha gamba, però noi abbiamo veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo saputo soffrire su ogni singolo pallone. Poi Bisegna, d'altronde, è un giocatore di grande spessore tecnico, tattico, è riuscito a inventarsi, come è l'andata in Coppa Italia, un grande gol. Poi ci siamo compattati, abbiamo sofferto fino alla fine e abbiamo portato a casa questi 3 punti sudatissimi proprio. Possiamo dire che ha studiato bene il Giulianova, l'abbiamo vista anche mercoledì in Coppa con il Montesilvano. Sì, però io pensavo che loro giocassero 4-3-3, pensando che noi giocassimo 3-5-2, avevo fatto sto cambio, quindi è venuto meno lo studio. Però insomma, giocando già 2 partite con loro in Coppa Italia, in linea di massima sapevo le qualità dei singoli, le qualità dell'allenatore, le qualità del gruppo, e hanno dimostrato ancora oggi di essere veramente una squadra di spessore, una squadra che merita secondo me il primato, anche se l'Aquila non è una squadra da meno. Però secondo me Giulianova e l'Aquila hanno qualcosina in più rispetto a tutti gli altri. Mister Cerasi, l'ennesima buona prestazione di questa stagione, per oggi che cos'è che ha inciso su questa prima sconfitta stagionale? Ma guarda, secondo me la cosa che ha inciso di più è che non abbiamo avuto la pazienza che di solito abbiamo nel cercare il gioco, nel cercare il fraseggio, nel cercare delle soluzioni più opportune in quel momento. L'abbiamo letta un pochettino male nella nostra frenesia di fare il risultato, perché sai, dopo 11 partite che non perdi, con un preso le 4 di Coppa Italia, comincia a diventare quasi un peso che devi vincere per forza. Poi il Sulmona sono stati bravi nell'occasione che ha avuto con questo ragazzo, questo giocatore che ha nel DNA suo questo calcio balistico, che è molto bravo, e quindi bravi loro a centrare questo obiettivo nel forse una delle poche occasioni che hanno avuto. Però ci sta pure che dopo 7 partite di campionato ci sta pure, è normale che fa male, ma è così.